Amici di Ettisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Torniamo oggi ad occuparci delle vicende dell'Antenore Plebiscito Padova, formazione che milita nel campionato di Serie 1 femminile. E per farlo è tornata a trovarci il difensore del Sette Patavino, Carlotta Meggiato. Ciao Carlotta, bentornata. È un piacere di averti in nostra compagnia. Ciao Andrea, buongiorno a tutti quanti, è un piacere essere tornata qui, grazie per l'invito. Sei sempre troppo buona, di una dolcezza veramente splendida. Allora, io inizio la nostra chiacchierata perché il campionato è già ripreso. Quest'anno le ferie sono state accorciate. L'Antenore Plebiscito Padova ha vinto il suo impegno casalingo, sia pur giocando a Trieste contro la Pallanuoto Trieste. Ma questo forse è anche il bello della pallanuoto italiana, dove tutto è sempre relativo. Vittoria sofferta soprattutto per la prima parte dell'incontro. Ti chiedo quale eredità vi ha lasciato questo successo? Innanzitutto il fatto di, nonostante fossimo sotto nei primi due tempi, di non aver mai mollato e di aver comunque continuato a giocare il nostro gioco, continuato a costruire per riuscire comunque a portare a casa la vittoria, il che comunque potrebbe ci può essere d'aiuto in vista del prossimo appuntamento che sarà a breve della Coppa, che il fatto di non mollare mai, continuare a giocare come sappiamo giocare. E sui quattro tempi, quindi anche se magari il primo tempo può andare non tanto bene, non mollare, non disunirci e continuare a giocare. Certo. Certo. L'inizio partita, lo hai detto anche tu, non è stato dei migliori. Trieste è andata avanti sul 3-0, era ancora in testa comandava ancora le operazioni a metà partita. Poi c'è stato il vostro prepotente ritorno che vi ha consentito di capovolgere l'inerzia del confronto e di portare a casa un successo che alla ripresa era fondamentale. In che Esatto. modo possiamo analizzare questo inizio non brillante? Le scorie della sosta, un po' di carico atletico svolto durante le feste? Che spiegazione ci diamo? Sì, magari un mix di più cose, anche perché eravamo sotto organico, perché sia io che Sara Dari eravamo a casa ammalate, quindi mancavano anche dei difensori. Inoltre in questi giorni non ci stiamo allenando nella piscina dove stiamo giocando di solito, motivo per cui infatti abbiamo giocato a Trieste come se fossimo in casa e ci stiamo allenando in una piscina che è più piccola, quindi non so, arrivi nella piscina di Trieste che è una piscina molto grande, quindi non so se sia stato dovuto al fatto che la differenza degli spazi, passi da una piscina che è piccolissima a giocare a una piscina che ti sembra infinita. Quindi non so se siano state più cose, più fattori, però l'importante è aver vinto poi. Certo, anche perché possiamo dire che nel percorso del Padova era necessario reagire dopo quella che è purtroppo la grandissima delusione di questa prima parte di stagione, la precoce eliminazione nel secondo turno di Champions League, girone tra l'altro ospitato tra le mura amiche. E ti chiedo come ha reagito la squadra a questa cocente sconfitta, perché è un traguardo che sembrava alla portata e che invece poi è stato mancato proprio nello scontro diretto, perché parliamoci chiaro e tondo, si poteva anche contemplare magari la sconfitta contro l'equipe, ma non ci si aspettava un tracollo di quel livello. No, infatti non ci aspettavamo forse neanche noi una cosa così. Però alla fine dalle sconfitte si impara sempre. Cioè, quello che è successo, cioè, da monito. Mi ricordo l'anno in cui prima che ci succedesse il Covid, che eravamo a Chirisci per un girone di Coppa, che sono state eliminate proprio al girone di Coppa, la settimana dopo abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi questa squadra in realtà da queste sconfitte è sempre capace di trovare gli aspetti positivi, le cose su cui migliorare per migliorarsi sempre di più, cioè di trovare il suo punto di forza per migliorare sempre, per andare avanti. Certo. Non siamo in Champions League come avremmo voluto, ma alla fine abbiamo ancora tanto da giocare. Cioè, Anche adesso perché
Adesso inizia il percorso che conduce alla fase decisiva e comunque ci sono tre obiettivi da poter centrare, quindi c'è tanto in palio, come giustamente dicevi tu. Esatto, alla fine il bello inizia proprio adesso, quindi quello che è successo può esserci solo che da esempio, da monito per riuscire a capire cosa dobbiamo migliorare, su cosa dobbiamo lavorare di più, che è già quello che stiamo facendo con Stefano, e mettere la testa sotto e andare avanti, continuare a lavorare per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E ti faccio una domanda che può sembrare ovvia, però può essere utile per dare il termometro di quello che è lo spogliatoio dell'Antenore Plebiscito Padova e della vostra compattezza di gruppo. Quanta voglia c'è ancora di scrivere pagine importanti del vostro percorso? La voglia c'è tanta, c'è, ci sarà sempre. Senza voglia, la voglia è fondamentale per andare avanti comunque. E è quella cosa che ti permette comunque, quello che ti dà in più insieme alla grinta, al voler raggiungere un obiettivo, un risultato, come alla fine in ogni sportivo, ti prefissi gli obiettivi e vuoi raggiungerli e faresti di tutto per raggiungerli alla fine. Certo. Non importa tutto il lavoro che fai, quello è l'obiettivo, lo vuoi raggiungere. E inizia il cammino verso uno di questi tre obiettivi ancora in palio. Da venerdì a domenica c'è il girone di Eurocup in Portogallo, correggimi tu se sbaglio. Sì, è Con giusto. quali ambizioni vi presentate ai nastri di partenza di un secondo torneo continentale? E che quest'anno è variato perché fino all'anno scorso c'era il Lane Trophy con le eliminate dei quarti di Champions League e invece adesso c'è un torneo molto più articolato. Sì, è molto. Con quale voglia, con quale ambizione l'Antenore Plebiscito Padova inizia il percorso in Eurocup? Di vincere e di fare il meglio possibile e di riscattarci dall'esclusione dalla Champions League e di dimostrare a tutti che nonostante la sconfitta, comunque noi siamo ancora qui, abbiamo ancora tanta voglia di vincere, di dimostrare il nostro valore e il nostro potenziale. E chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Quali saranno le avversarie più pericolose per staccare il pass che vale la qualificazione al turno successivo? E ogni squadra alla fine è una squadra pericolosa. Devi sempre dimostrare come il tuo gioco e continuare a giocare. Certo, ci sono Terrassa che magari può essere più difficile come squadra da affrontare, però comunque alla fine ogni in Europa ogni squadra può essere una squadra, un duro avversario e l'importante è giocare il proprio gioco e avere voglia. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Carlotta Meggiato per essere intervenuta e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Carlotta, grazie mille. Ciao Andrea, grazie mille per l'invito ancora.